Buongiorno. Recuperiamo i minuti persi e caliamoci subito in questa realtà, in questa sfida contro la prima della classe che sicuramente imporrà, soprattutto per continuare su quanto visto domenica scorsa e sul risultato ottenuto sulla ripresa netta della sua squadra, una missione che è apparentemente difficile ma non certo impossibile. Sì, difficile come tutte quelle che abbiamo incontrato finora. È normale che incontrando la prima della classe finora è uno stimolo ancora maggiore per tutti quanti. E come vi ho detto le altre volte, è ancora un'altra volta un banco di prova per noi per vedere se la nostra crescita sta andando nella direzione giusta. Mister, a prescindere dalle implicazioni di classifica che ovviamente rendono questa sfida uno scontro diretto per il vertice, questa si presenta insomma comunque una gara molto complessa dal punto di vista tattico, atteso il curriculum del Trastevere fuori casa, insomma una squadra molto temibile che esprime probabilmente tatticamente meglio di sì proprio quando affronta le gare lontane dalle mura miglie. Insomma sarà una gara molto impegnativa per l'Avellino, soprattutto perché dovrà tenere molto bene a mente l'equilibrio tattico tra le due fasi, insomma sarà appunto una gara di attenzione. Sì, quando dico che noi voglio vedere la crescita di questo gruppo qui, è in effetti su questo tasto qui. Noi dobbiamo domenica dopo domenica, e nell'ultimo periodo lo stiamo facendo anche discretamente bene perché i ragazzi si stanno applicando in maniera importante, la crescita, come dicevo, di tutto il gruppo ad affrontare queste partite dove le due fasi di gioco sono equivalenti. E quindi tante volte noi nel nostro percorso iniziale abbiamo lasciato qualcosa nelle due fasi. Ora è un momento in cui ci avviciniamo sempre di più a un equilibrio tattico di un certo spessore e quindi secondo me la partita di domani ci può dare ancora delle risposte migliorative del gruppo e soprattutto poi dopo dove dobbiamo continuare ad andare a lavorare noi. Festa e poi devi, grazie. Mister, buongiorno, presente. Buongiorno. Innanzitutto volevo chiedere un po' il punto generale per quanto riguarda la situazione degli acciaccati, degli infortunati, e soprattutto con una domanda in particolare su De Mena, Sforzini e Ciotto, lo stanno molto bene, li ha provati insieme, avendo un quadro generale. Per la prima volta da quando noi abbiamo intrapreso questo percorso dell'Avellino Calcio è la prima settimana che io ho a disposizione tutti quanti, tranne Francesco Buono perché d'accordo col dottore gli abbiamo concesso ancora questi 2 o 3 giorni perché la botta che aveva preso al piede, l'ematoma, erano di un'importanza grossa. Per non rischiarlo ancora una volta abbiamo deciso di portarla alla prossima settimana. Per tutti gli altri li ho a disposizione. È normale che in questo periodo qui gli stati febbrili, i momenti possono coincidere con la settimana, però già da giovedì avevo tutti a disposizione, quindi il lavoro di giovedì, di venerdì e di sabato l'ho potuto fare per fortuna nostra con tutti gli effettivi e nello stesso tempo da un mese a questa parte sto facendo allenare continuativamente i 4 ragazzi della Juniores grazie al lavoro che sta facendo l'allenatore di sotto perché secondo me hanno ottime adattabilità al lavoro e si stanno integrando molto bene in questo gruppo, quindi domani ne porto 2 in panchina che sono Pisano e Migliaccio e quindi secondo me ora abbiamo un gruppo che inizia veramente a
a identificarsi nelle cose che abbiamo detto all'inizio. Prego. Ci ricordo io allora per quanto riguarda il cancro dell'attacco, sono tre protezioni importanti, sono si dice la terena, ipotizzabile, un punto di riposo all'inizio della terena, e poi volevo dire di Palattone, che autonomia ha, e per finire un parere su Adriano Esposito e su Conci, questo video argentino che abbiamo questa settimana. Allora, parto dalla fine. Esposito si sta integrando molto bene all'interno del nostro gruppo, è un centrale difensivo, ha sempre lavorato su una difesa a tre e questo mi permette nel proseguo del nostro cammino di poter sviluppare anche altri pensieri durante l'anno. È venuto anche lui, come tutti gli altri, in una condizione non ottimale, ma al di là di questo bisogna aspettare i tempi tecnici per poterlo poi avere con noi definitivamente. Chi prende lo sa il direttore, però per quanto riguarda me è un ragazzo che in questo momento qui mi sta facendo vedere giorno per giorno cose sempre migliori e quindi ha già avuto un'esperienza in questi campionati e quindi secondo me è inutile andare a cercare altre cose diverse, anche perché io voglio delle persone che poi si integrano bene all'interno del gruppo, al di là della capacità che hanno. E questo ragazzo qui mi sembra che rivesta tutte le situazioni inerenti al nostro gruppo. Per quanto riguarda l'Argentino, so che il direttore ha chiesto la sua disponibilità anche per la prossima settimana per rimanere con noi, almeno lo vediamo bene sotto le sue forme, ha qualcosa di interessante e come tutti i sudamericani la tattica è un optional e quindi va visto in questa ottica qui. Per quanto riguarda l'attacco, sono contento e felice di averli tutti a disposizione e quindi domani sicuramente, visto il percorso che hanno fatto tutti e tre all'interno della partita, verranno usati tutti e tre. Di Paolo Antonio sta crescendo anche lui come minutaggio, sta crescendo anche come condizione fisica, se ci sono le condizioni giuste a partita iniziata può incominciare a esserci utile all'interno del centrocampo. Quanti minuti non lo so, perché con noi si sta allenando da 2 settimane a regime pieno, però non ho ancora avuto il confronto del campo, della partita. L'ultima amichevole che abbiamo fatto, circa un 50-55 minuti, me li ha fatti in maniera importante. Mister, della partita diciamo abbiamo detto tutto, la partita si carica da solo perché incontriamo la rivoluzione in questo momento. Io le volevo fare una domanda, volevo sapere la sua idea per quanto riguarda una mia idea che mi sono fatto. Dopo queste prime partite, io naturalmente la serie, questa categoria non la conoscevo, l'abbiamo vista 9 anni fa, ma io in quel periodo la vivo sporadicamente. Parlando con degli addetti lavori di questa categoria, qualcuno molto vicino, io seguo molto, l'anno scorso ho sentito molto la Cavinse perché ci sono degli amici a tavola nella società e mi sono reso conto anche per quello che è successo a Cava, le faccio questa domanda e poi dopo una riflessione. La scelta praticamente del over report per una squadra che punta alla promozione dovrebbe avere un valore tale quanto un centravanti, cioè nel senso se il centravanti mi deve fare 20 gol per vincere un campionato, il portiere over mi deve dare almeno 7, 8, 10 punti. Il fatto di aver scelto l'over report, non dico lei o il direttore sportivo o la società, non lo so, è stata una scelta ponderata. Adesso pensate di cambiare a dicembre, ma senza nulla togliere alla domestica. Cioè, e poi un'altra domanda che voglio fare. Si vede in maniera palese che le squadre che puntano alla promozione hanno bisogno di almeno 12 under, di cui 8 che hanno lo stesso valore.
Allora, la scelta iniziale del portiere, il ragionamento che è stato fatto è questo. Quando noi abbiamo incominciato a costruire la squadra nelle condizioni che voi sapete, a un certo punto ci sono stati proposti determinati portieri giovani, che nessuno rispecchiava il prototipo di giocatore che poteva venire ad Avellino, cioè non aveva una bravura assoluta. A questo punto qui abbiamo fatto un altro ragionamento: se io devo rischiare in un ruolo dove l'analisi che lei ha fatto è giusta, il portiere anziano mi deve valere come un centravanti da 20-25 gol, siamo andati a cercare un portiere che avesse avuto già delle esperienze nei professionisti e abbiamo ritenuto fra tutti quelli che ci sono stati proposti Lago Marsiglia il profilo adatto. Non è stata fatta una scelta da noi in funzione della scelta, è stata quasi obbligata perché non c'era il portiere giovane che poteva dare affidamento. È vero che mettere un portiere giovane in porta mi risolve tante situazioni, ma come siamo partiti noi e come abbiamo costruito noi, le dico tante volte il pensiero degli allenatori ed è anche il mio: quando si mette un portiere giovane in porta, la difesa deve essere talmente forte da fargli arrivare uno o due tiri al massimo, e allora uno dice posso mettere chiunque in porta. Noi eravamo in una costruzione dove non sapevamo che valore aveva la nostra difesa. Allora per dare una certezza abbiamo fatto questa scelta. È vero, quando lei mi rifà la domanda e mi dice sui giovani, è tutto vero quello che voi mi dite, però se non riavvolgiamo il nastro e non ritorniamo indietro a come siamo partiti, noi non abbiamo potuto scegliere quello forte, non abbiamo potuto fare una selezione di quello forte. In quel momento lì abbiamo dovuto prendere quello che c'era, analizzarlo e vedere qual era, passatemi il turno, il più forte di quelli che sono rimasti. Non abbiamo sbagliato tanto. Abbiamo sbagliato, come vi dicevo io l'altra volta, a non valutare l'aspetto caratteriale. Oggi che dobbiamo fare delle valutazioni, perché sono passati mesi di lavoro, le stiamo facendo. E io vi dico la verità, quando noi ci siamo trovati con la società e tutto quanto, ho detto a me non interessa chi o come me lo prendete, tanto mi interessa che caratteristiche ha, il ruolo che ha, ma soprattutto che sia mentalmente pronto per questa categoria. Per questo, e quindi vengo dentro alla sua domanda e c'ha ragione, se io ne ho 8, 9, 10 di pari livello, è anche vero che in questo periodo qui di lavoro ho riscoperto una situazione che i ragazzi che sono nella Juniores, con qualcuno ci si può lavorare veramente bene e quindi preferisco anzi lavorare su un prodotto che ho qua e che mi sta lavorando per un mese già di fila e che mi stanno facendo dei progressi importanti, soprattutto sotto l'aspetto della tenuta del lavoro, perché poi il problema è quello lì. E soprattutto vi posso dire che hanno anche delle qualità tecniche non indifferenti, e le qualità tecniche sono alla base del calcio, quindi preferisco anzi avere un giocatore tecnico bravo in certi concetti anziché uno in un'altra maniera. Quindi i vari Migliaccio, i vari Pisano, i vari Saporito, i vari Cuomo,
E nello stesso tempo sto provando da una settimana un altro ragazzo che è entrato questa settimana a far parte Corcione. Questi qui, secondo me, di questi cinque qui che vi ho detto, almeno tre, io sono dell'idea che possono dare un futuro anche in successiva all'Avellino. E quindi io sto lavorando anche su questa situazione qui. Quindi le valutazioni nostre sono anche improntate a una fase successiva, con calma, con serenità, però ecco. Nel restante tempo che abbiamo, l'obiettivo è anche questo. Va bene. Mister, a proposito di prospettive, prima si parlava di Paolo Antonio. Io onestamente confesso che non lo conoscevo, l'ho visto giovedì nella partitella in famiglia e mi ha destato molta impressione, soprattutto per quanto attiene al livello tecnico di questa categoria. Insomma, questo è un giocatore molto importante per questa categoria, più importante. E le può, a mio avviso, le potrebbe offrire diverse soluzioni tattiche anche nel corso della stessa partita. Quindi è importante incominciare a prenderlo in considerazione. No, guardate che se mi portate un giocatore pronto e bravo, io lo metto in campo dopo 5 minuti. Il problema suo era un altro problema. Sull'analisi tecnica che lei ha fatto del ragazzo, è vero, lui ha una qualità importante, lui è posizionato sempre bene rispetto all'avversario e alla palla, cosa che in questa squadra qui non tutti in questo momento qui riescono ancora a fare. Lui ha una capacità importante, è posizionato bene rispetto alla palla, rispetto all'avversario e rispetto al campo. Ed è anche vero che lui all'interno del centrocampo, tutti e quattro i ruoli del centrocampo, quando intendo quattro ruoli intendo il basso, l'alto, l'interno a destra e a sinistra. Tutti e quattro ruoli lui me li fa in qualità e in quantità e quindi mi apre un mondo nel momento in cui noi modifichiamo qualcos'altro, perché se no lo devo mettere dentro a un sistema che conosciamo già, ma lì è stato molto bravo il mio capitano. In settimana si discuteva un attimino e mi ha detto una frase molto bella. Mi ha detto: la nostra crescita è passata anche attraverso, siamo diventati tutti più competitivi fra di noi. Ora la rosa sta diventando più competitiva e quindi anche i giocatori sono più competitivi fra di loro e quindi si alza il livello. È arrivato il difensore centrale ma ha alzato il livello attentivo della difesa, mi è arrivato il centrocampista, mi ha alzato il livello attentivo del centrocampo e quindi i ragazzi rispetto all'inizio hanno un altro modo di lavorare. Questo qui ha fatto in modo e maniera che l'Avellino arrivasse a questo punto cresciuto rispetto a quando siamo partiti. Però dobbiamo ancora fare tanta strada. E Perillo? Mister, vincere domani potrebbe avere una doppia valenza per la classifica, ma anche per l'autostima, per la fiducia che sta crescendo nell'ultimo periodo. Rispetto a trasferire l'anno scorso lei ha battuto in trasferta con la Musei, cosa è cambiato rispetto a quella squadra? Allora, è cambiato che tanto il Trastevere è una delle società che programma anno per anno la sua crescita e quindi tutti gli anni mette dentro dei giocatori di qualità. Ho fatto una riflessione questa: quando io l'altro anno sono andato a giocare a Trastevere mi sono reso conto che loro avevano in campo 8 under e io ho guardato la lista e ho detto: non sono sbagliati, 8 under. Quella lì era già una programmazione che loro stavano facendo a gennaio per l'anno dopo. È tanta cosa questa qui. E poi loro avevano già una squadra buona l'altro anno, ci hanno rimesso dentro queste situazioni qui
E quindi l'altro anno la partita, quella lì, era ingiudicabile, perché io ci sono andato nel momento importante nostro e loro stavano già facendo degli, più che calo, degli esperimenti. E quindi la differenza. Ma vedendo la crescita della società, vi posso dire che è una società importante e va a reclutare giocatori in un bacino importante. Per quanto riguarda la domanda che mi ha fatto, io penso che l'ultimo periodo nostro, al di là dell'autostima, sia cresciuto il pensiero globale della squadra. Cioè ora questa squadra qui incomincia a ragionare, a pensare da squadra. Questo era fondamentale per me arrivare a questo punto qui, perché prima noi lavoravamo e pensavamo non troppo da squadra, ma pensavamo individualmente o di reparti scollegati. Ora loro incominciano ad essere un gruppo che tutti quanti incominciano a pensare da squadra. E questo, secondo me, è la crescita migliore che noi potevamo fare e che io speravo di raggiungere. Spero che questa crescita continui ancora, senza dimenticare che per crescere ancora noi dobbiamo ancora passare da qualche step per migliorarci ancora. Quindi ci sta che tante volte voi vedete delle crescite importanti, poi un momento di flessione e poi un'altra volta la crescita. Quindi io sono contentissimo del momento e della situazione come è cresciuta la squadra. Noi dobbiamo continuare in questo. L'autostima nostra deve aumentare in questo. L'ultima domanda, veramente 30 secondi che abbiamo sforato di 20 minuti. Velocissima sulle garanzie che le stanno offrendo sulla fascia sinistra Parisi e Carbonelli, che in settimana sono stati un po' molto cattivo la pressione, vedendo anche come sta. E poi volevo chiederle di Tribuzzi, che non è incassato benissimo la sostituzione, però rientra anche in questo, il carattere di un ventenne, e sta lei poi formarlo anche in questo senso con i suoi modi. Ho parlato spesso di passare in casa, e non per fare polemica, però devo dire che la crescita di un 98 passa anche da questo. Io mi sono divertito tantissimo, perché avevamo vinto, non c'è stata polemica, io non ho detto niente, no? Ho detto sta a vedere, Mugua salta fuori, è saltata fuori. Ci siamo trovati nel corridoio, io e Tribuzzi, no? Io ho detto scusa, ma io e te, quando abbiamo gridato? E lui mi dice, no mister, ma io, no perché, ma l'hai presa male la sostituzione? No mister, mi ha detto, non c'è proprio nessun problema. E in effetti quando io l'ho letta, ho detto, o ha fatto un verso quando io non me ne sono accorto, e l'ho chiesto a tutti, gli ho detto, ragazzi, ma avete mica visto Tribuzzi? Non l'ha visto nessuno. Ho detto, va bene, a posto così. E allora gli ho detto, la prossima volta stai attento, perché quando mi fai un verso, poi dopo mi vieni vicino, non è, no mister, sta tranquillo. Tribuzzi è un giocatore per noi importante. Secondo me è uno dei giocatori che, se lui capisce due o tre passaggi, può fare categorie importanti. Gli manca un aspetto che secondo me è fondamentale. Lui fa meglio la fase di possesso che la fase di non possesso. La fase di non possesso la fa male. E allora noi stiamo lavorando su questo. Lui, quando capirà come diventa importante anche nella fase di non possesso per noi, per la nostra lettura tattica, per la nostra situazione, diventa un giocatore, non dico completo, ma da poter essere visionato ai piani di sopra. Io queste cose qui gliele dico a lui come le dico a tutti gli altri, poi devono essere loro a capirle queste cose qui. Carbonelli è stato quello che dall'inizio ha mal digerito il lavoro, cioè venendo da un settore giovanile ed essere buttato in prima squadra così, lui faceva fatica, quando lavorava dopo un po' si faceva male. Allora abbiamo dovuto fare un lavoro insieme al dottore, insieme al professore, di rigenerazione. Ora lui sta bene, ma le sue qualità sono importanti, le deve migliorare. Anche lui, insieme a Tribuzzi, la fase di possesso la fa bene,
la fase di possesso con la, palla la fa magnificamente, la fase di non possesso non la fa. E voi capite bene che in un reparto di quattro, che ne ho due che mi devono fare anche la fase di non possesso, non facendomela o facendomela in una determinata maniera, lascio agli altri una lettura tattica diversa. Loro devono capire questo, io gli sto chiedendo questo. Capisco anche che mentre Tribuzzi ha un aspetto mentale diverso e lo deve fare, Carbonelli ogni tanto stacca la spina proprio completamente, perché è il primo anno che gioca coi grandi, tanto che qualche rischio, se voi ci fate caso, sugli inserimenti da quella parte lì che vanno verso la porta, noi li subiamo, perché lui a un certo punto si dimentica. E non giocando noi di dietro sempre di reparto, il centrocampista, se non me lo prende individuale, l'inserimento mi si crea un problema di dietro. E lui lo deve capire. Lui lo deve capire, perché se non lo capisce, come ho detto ai miei giocatori, ho detto, nell'individuale c'è un aspetto bello, facciamo una lotta sempre. Chi perde la lotta non gioca più. L'hanno capito tutti. Grazie.